Ti voglio raccontare la storia di Amy Pardee. Penso si pronunci così. Amy Pardee, durante il suo speech al TED Talk, ha detto che non cambierebbe le sue gambe finte perché ha perso le gambe, ma ha trovato se stessa. Sono Simona Marino e aiuto le mamme a creare l'equilibrio ideale tra tempo per se stesse, famiglia e lavoro, grazie al mio metodo SCAN. Amy Pardee è diventata una snowboard professionista, nonostante abbia perso entrambe le gambe a causa della meningite. In 2 mesi e mezzo la sua vita si è totalmente capovolta. Ha perso la milza, i reni, l'udito dall'orecchio sinistro ed entrambe le gambe dal ginocchio in giù. In poche settimane le misero delle protesi ed erano pesanti, le facevano molto male. Ai suoi genitori, fuori dall'ospedale, sembrava di riportare a casa una bambola di pezza messa. Rimesse insieme. Tornò a casa emotivamente e fisicamente distrutta, ma con fatica Amy Pardee ha cercato di superare lo sconforto. È riuscita a cambiare il modo con cui vedeva la situazione e soprattutto si accettò. Iniziò a pensare che non doveva più essere alto 1,60 m, poteva essere alta quanto voleva, o anche più bassa, a seconda del ragazzo che frequentava. E se avesse fatto ancora snowboard, i suoi piedi non si sarebbero più congelati. Così riprese a fare snowboard qualche mese più avanti. Solo che ginocchia e caviglie non si piegavano e quando cadde le sue gambe restarono attaccate alla tavola e lì si sentì davvero scoraggiata. Ma poi, ancora una volta, cambiò il suo modo di pensare ai suoi limiti. Davanti agli ostacoli possiamo comportarci in 2 modi. Uno, farci fermare ed essere vittime, permettendo di farci chiudere la nostra strada e non andare più avanti. Come un limite, un muro. Oppure obbligarci a diventare creativi ed affrontare le avversità dal punto di vista delle soluzioni e non dei problemi. Amy Pardee scelse la seconda. Andò da un ortopedico e si fece creare un paio di gambe che le permettessero di fare snowboard e ha vinto 2 medaglie d'oro ed oggi è campionessa mondiale di snowboard adattivo femminile. Quindi ti propongo una sfida, e la sfida di oggi è di cercare di vedere i tuoi limiti non come qualcosa di negativo o brutto, e iniziare a guardarli come dei magnifici regali che devono essere usati per accendere la tua immaginazione, la tua creatività ed aiutarti ad andare oltre le tue aspettative, oltre ai tuoi limiti, e di vedere in quali incredibili posti ti possono portare oltre questi confini. Condividi con me le tue sensazioni e lasciami un commento se ti è piaciuta questa storia.